mi sono accorto che sono quasi sempre le stesse domande. Perché noi esseri umani siamo tutti uguali, siamo fatti allo stesso modo, abbiamo la stessa natura. I problemi di uno sono gli stessi problemi di un altro. La nostra tragedia di noi che crediamo di essere credenti si chiama ignoranza. Vedo che c'è una spaventosa ignoranza delle verità della fede, diffusa soprattutto tra quanti si dicono credenti. Sono credenti, ma non sanno perché. Davanti alle difficoltà crollano, perché non sapendo dare una spiegazione adatta, sufficiente, necessaria, e restando perciò con il dubbio, le loro convinzioni crollano. I motivi per cui credono non ci sono. E la persona dice di perdere la fede. Ma il problema non è che perde la fede, non ha mai avuto la fede. Perché se non ci istruiamo nelle cose religiose, non siamo in grado di rispondere ai problemi della vita. La religione serve a questo, ci dà una risposta più grande di quella che noi potevamo immaginare e ci aiuta a non crollare davanti al dramma della vita che viviamo. Se non fosse venuto Gesù Cristo, Dio uomo, l'umanità sarebbe ancora a livello degli antichi romani, dei greci, dei pagani, ai quali la religione antica non sapeva dare una risposta. E molti, anziché essere religiosi, erano in realtà filosofi, cioè si sforzavano con le forze umane di dare una spiegazione alle loro domande. La religione e la filosofia assomigliano molto, ma la filosofia è la risposta che può dare l'intelligenza umana. La religione è un aiuto insperato dal cielo. Se io mi fido di chi lo dice, trovo una risposta plausibile, accettabile. Se io non mi fido, resto con le mie domande e crollo. Se non ci fosse stato bisogno di un aiuto dal cielo, Gesù Cristo non sarebbe mai venuto. Il fatto che sia venuto ci fa capire che Dio conosce i nostri problemi e sa che non siamo in grado di risolverli. Allora è venuto Lui. Chi legge la Sacra Scrittura, la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, si rende conto che c'è un'intelligenza superiore agli sforzi umani. Chi non l'accetta è libero, ma la risposta che gli possiamo dare è: arrangiati, non ti va bene questa risposta, crepa. Se sai dare una risposta più intelligente della Bibbia, dillo a me perché io non ce l'ho. Nel Vangelo, che sono i racconti di ciò che Gesù ha detto e ha fatto,
e che gli apostoli hanno registrato per non dimenticarli, ci sono tante risposte di Gesù a domande che la gente gli faceva sapendo che era un rabbì, un maestro molto intelligente, si domandavano: ma come fa a sapere queste cose se questo non ha mai studiato? Gli stessi rabbini, gli stessi studiosi di Israele erano meravigliati del livello di intelligenza e poi della onestà con cui Gesù si comportava. Era coerente, non è che diceva una cosa e ne faceva un'altra. Gesù si è trovato davanti a delle domande che, guarda, sono le stesse che ci poniamo anche noi. Quindi non è cambiato nulla. Gli esseri umani continuano a fare le stesse domande perché non accettano la volontà di Dio che ha creato questo mondo. Se è lui l'autore, sarà anche capace di dirci come funziona. Se io faccio le domande come funziona un aereo e non vado da chi costruisce gli aerei, nessuno mi può spiegare come volano. Devo andare da una persona competente. Non posso chiedere a un falegname come vanno i missili sulla Luna. Lo devo chiedere a uno scienziato. A Gesù facevano queste domande. Un giorno un uomo dalla folla gli disse: maestro, devi dire a mio fratello che deve dividere con me l'eredità. Litigi tra fratelli per le cose che abbiamo. Tutta l'umanità litiga su queste cose. Perché siamo attaccati a queste cose. E siamo capaci di diventare Caino che uccide Abele se quello non fa quello che voglio io. Gesù avrebbe potuto dirgli: ma tu perché pretendi? Cosa ha risposto Gesù? Gesù rispose: oh uomo, ma chi mi ha fatto giudice tra te e me che io mi devo accollare i vostri litigi, le vostre gelosie? Arrangiatevi, non meritate una risposta perché voi in realtà non volete fare giustamente, ma volete vincerla voi. Quando un essere umano si comporta come Caino, il Signore gli lascia fare qualunque cosa, arrangiati, ma poi prenditi le conseguenze di quello che tu fai. Anziché volerci bene e trovare un modo di convivere, noi ci arrabbiamo tra fratelli per le cose di questo mondo che dobbiamo lasciare perché dobbiamo morire. Noi entriamo nudi in questa terra e usciremo nudi. Le cose ci servono finché sono utili e necessarie. Ma per fare questo dobbiamo volerci bene. Se non ci vogliamo bene, non ne va mai bene una. Perché lui ce ne ha due e io ne ho una? Perché i ladri vengono in casa e mi hanno rubato i soldi? Ma dove viviamo? Non lo sappiamo che siamo in questa terra, che c'è disordine, che c'è il diavolo? Noi crediamo di essere in paradiso. Non siamo in paradiso, qua siamo in prova per vedere da che parte stiamo, se stiamo dalla parte di Dio o se stiamo dalla parte del diavolo. Situazioni dove ci rendiamo conto che c'è un pericolo oggettivo per noi, per la nostra vita.
Una persona che fa il male, abita vicino a me e mi fa del male. Anche a me è successo. Dei vicini qua, che so che sono persone pericolose, un giorno sono entrati e mi hanno rubato le bombole del gas. Io al mattino vado per aprire, eccetera, ero fuori la sera, vado e dico: com'è che non esce il gas? Vado a vedere dove sono le bombole e scopro che non ci sono più le bombole. Mi sono spaventato perché ho detto: oh, mamma, ci sono i ladri. Un'altra volta salgo per andare in chiesa e trovo la porta di ferro tutta piegata, però ha resistito. Se no, potevano rubare tutto quello che c'è nella Santa Chiesa di Dio. Vado dai carabinieri e dico: guardi, maresciallo, mi succede così, veniamo subito. Sono venuti a vedere, hanno capito, hanno detto: guardi, padre, sono entrati di qua, così e cosa. Cosa devo fare? Non ho detto niente. Padre, lei stia, ha fatto la denuncia, bene, stia tranquillo. A lei non la toccano perché capiscono che sarebbe grave. Però non possiamo impedire a questi stupidi di fare queste cose. Io ho detto: maresciallo, se avessero avuto bisogno e fossero venuti a suonare per dire: padre, mi è finito il gas, mi può aiutare? Guardi, o ti regalo le bombole o ti do i soldi per comprare la bombola, perché capisco che hai bisogno. Ma perché rubare? Col pericolo che mi rompevano tutta la tubatura, no? Ora, le persone cattive non possiamo impedire che esistano. Perché Caino ha ucciso Abele, la famosa isola, il film L'Isola, no? Bisogna vederlo quel film. Quel monaco che cammina e dice ai monaci: ma perché Caino ha ucciso Abele? Ci pensate? Non c'è una spiegazione. Caino ha ucciso Abele. Perché ci sono le guerre? E se qualcuno è convinto che deve vincere lui, attacca e la povera gente dobbiamo scappare. Perché? Perché qui non rimarrà niente, brucerà tutto. Ma almeno salviamo la vita, perché saremo qua, moriamo anche noi. E i vecchietti che non si possono muovere moriranno. Quando torniamo li troveremo ammazzati. E i talebani che mettono le bombe, loro sono convinti che stanno facendo la volontà di Dio. Capite la pazzia, la deformazione? Ci sono persone che credono di essere mandati da Dio a fare del male agli altri. Non vi ricordate Israele, il popolo ebraico? Sono arrivati i babilonesi, hanno distrutto il tempio, hanno preso tutta la popolazione in catene e se la sono portati via come schiavi. Il faraone d'Egitto, che stava ammazzando tutto il popolo, facendolo lavorare i lavori forzati per fare i mattoni per le piramidi. È impossibile che non ci siano queste cose. Dobbiamo assolutamente accettare. Abele sa che Caino lo ucciderà. Ci sono solo due esseri umani sulla terra e uno ammazza l'altro. Perché Dio non interviene? Cosa dovrebbe fare Dio? Dovrebbe fulminare tutti quelli che fanno il male. Praticamente deve fulminare la maggior parte dell'umanità. Perché se è vero che io non metto le bombe, ma io tradisco mia moglie soffre. Anch'io sono da castigare. Se io ammazzo mia mamma e mio papà perché gli prendo i soldi perché voglio comprare la moto, deve fulminare anche me in tempo di pace. Dio non interviene adesso, ripeto, perché ci ha fatti liberi di fare il bene o il male. Come all'inizio della Bibbia lo ha messo in un giardino, il mondo, che è la manifestazione della bellezza di Dio, e gli ha detto: puoi vivere tranquillo, questo non lo devi fare mai,
Stai attento, solo questo non devi fare. Non devi decidere tu cosa è bene e cosa è male. L'albero della conoscenza del bene. Questo non lo devi mai gustare. Il giorno in cui tu vuoi decidere tu cosa è il bene e il male, quel giorno tu da essere umano diventi precipiti, diventi demonio. E poi trasmetti la tua natura demoniaca ai tuoi discendenti. Siamo noi. Dio non può intervenire qua perché Dio ci ha fatti liberi. Dio di là aggiusterà le cose. Gesù è venuto, Dio è intervenuto nella storia, non come gli uomini se lo immaginavano, è venuto in un altro modo, perché Dio è sempre diverso da come noi ce lo immaginiamo. Dio è imprevedibile. Quando Gesù risorto appariva agli apostoli, non riuscivano a credere che era lui. Tanto era diverso che dicevano: "Ma sei tu?" E Gesù ha dovuto far vedere i buchi dei chiodi, la piaga del costato. Ma allora sei tu. Dio non è mai come noi lo immaginiamo. Conoscete quella barzelletta o una storiella di una persona a cui Dio dice: vedi che qualunque cosa ti succede, tu non morirai. Perché io mi prendo cura di te. Allora, cosa succede? Succede un maremoto e arriva il mare. E lui dice: tanto a me non mi tocca. Allora l'acqua arriva e allaga tutto. E lui si trova in mezzo all'acqua. Dice: tanto Dio si preoccupa di me. Allora arrivano i pompieri con il canotto. E dicono: vieni, sali perché l'acqua è alta. E lui dice: no, 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 perché tanto Dio si prende cura di me. L'acqua sale. Allora lui sale sul tetto. Passano con gli elicotteri e dicono: si attacchi alla corda, venga che la salviamo, perché l'acqua sta salendo. No, non ho bisogno, perché Dio si prende cura di me. Poi l'acqua sale, temporale, uragano, e lui muore annegato. E lui dice: ma come? Mi avevi detto, sono venuto 3 volte a prenderti, ma tu non volevi, perché io dovevo fare come dici tu, non tu come dico io. Sono venuto 3 volte a prenderti, dai pompieri, con l'elicottero, sono venuto attraverso gli altri, sono venuto a salvarti, ma tu vuoi ragionare con il tuo cervello. Non puoi vivere così. Ecco. Non volete fare giustamente, ma volete vincerla voi. Quando un essere umano si comporta come Caino, il Signore gli lascia fare qualunque cosa, arrangiati, ma poi prenditi le conseguenze di quello che tu fai. Anziché volerci bene e trovare un modo di convivere, noi ci arrabbiamo tra fratelli per le cose di questo mondo che dobbiamo lasciare perché dobbiamo morire. Noi entriamo nudi in questa terra e usciremo nudi. Le cose ci servono finché sono utili e necessarie. Ma per fare questo dobbiamo volerci bene. Se non ci vogliamo bene, non ne va mai bene una. Perché lui ce ne ha due e io ne ho una. Perché i ladri vengono in casa e mi hanno rubato i soldi. Ma dove viviamo? Non lo sappiamo che siamo in questa terra, che c'è disordine, che c'è il diavolo. Noi crediamo di essere in paradiso. Non siamo in paradiso. Qua siamo in prova.
Per vedere da che parte stiamo, se stiamo dalla parte di Dio o se stiamo dalla parte del diavolo. Gesù, per spiegare questa cosa, ha raccontato questo esempio che è impressionante per le tante cose che dice. C'era un uomo ricco. O gli ha ereditate queste cose, o gliele hanno date. I parenti, gli amici, ereditato, muoiono tutti i miei parenti, resto solo io, divento ricco, senza aver fatto niente. Quindi non è detto che chi è ricco è cattivo. Può anche essere che ha ereditato queste cose e le tiene per sé. Perché? Perché è egoista. Non gli basta quello che gli serve. Li vuole tutti. E lui dice: a me degli altri non mi interessa, possono crepare. Questo è mio e lo tengo io. Dio ci ha fatti liberi di capire che cos'è il bene e che cos'è il male. Dio non ci obbliga a fare il bene. Dio ci dice: tu lo sai che cosa è bene, tu sai cosa vuole dire giustizia, cosa vuole dire generosità, cosa vuol dire distacco dalle cose, cosa vuol dire sobrietà. Lo devi capire da solo e ti devi comportare da solo a essere generoso verso altri che forse, senza loro colpa, non hanno tutte le cose che ho io. Se tu sei generoso, state contenti in due, in tre, in quattro, ma lo devi fare liberamente, perché Dio non ci obbliga, ci ha fatti liberi, liberi di fare il bene, liberi di fare il male, liberi di sbagliare. Liberi di essere cattivi, liberi di fare del male agli altri, adesso lo vedremo, liberi di andare all'inferno. Quest'uomo era ricco, vestiva di porpora, di lino, ogni giorno pranzava. Gesù ha voluto portare un esempio perché tutti capissero al volo. C'è gente che hanno un potere che noi non abbiamo. Per esempio, un re viene eletto, un presidente degli Stati Uniti. Viene eletto dai cittadini capo. Ha un potere di decisione che nessuno può avere. Ma sono gli uomini che vogliono così. Lui può fare il bene. O può fare quello che lui crede essere il bene, anche se si sbaglia, perché ognuno di noi ragiona con la sua testa. Se lui è convinto che deve fare la guerra, dichiara la guerra. Se lui è convinto che non bisogna fare la guerra, anche se vengono i nemici, non la farà. Dobbiamo trovare un modo di convivere. Davanti alla sua porta, questo signore aveva un povero che moriva di fame. Lo vedete che non è cambiato niente. Stava alla porta coperto di piaghe, desideroso di sfamarsi di quello che almeno avanzava dagli avanzi, non dai piatti. Se dovete buttarlo, datemene un pochino a me, mezza mela, una coscia di pollo già mangiata. Si sarebbe accontentato perché non aveva, era malato, non poteva lavorare, nessuno si preoccupava. Si capisce che questo crepa, muore. E uno si domanda: ma nessuno lo vedeva? Nessuno si accorgeva?
dice la scrittura, solo i cani, i cagnolini, i cani del padrone, che erano ben nutriti, gli leccavano le ferite. Vuole dire Gesù, le bestie sono più buone di voi. Voi siete cattivi come demoni. Davanti alla sofferenza dell'altro non ve ne importa niente. Dio ci ha fatti liberi, ma arriva la morte. Dio non deve fare giustizia? Di là, non di qua. Questo mondo che è così, lui lo rispetta perché Dio non è violento, non è la Dea Kali che distrugge il mondo. Lo fa, lo elabora, lo distrugge, lo fa, lo elabora. È un'immagine proprio dell'India, dove le cose continuano come una ruota infernale. Male, non cambia niente. Dio non è così. Dio ha creato il tempo e lo spazio per mettere degli esseri umani che devono sentirsi a loro agio. Questo non è il mondo che Dio ha creato. Questo è il risultato del mondo che Dio ha creato, dove è successa una catastrofe che si chiama peccato, dove gli esseri umani, a cominciare dai primi due, hanno fatto di testa loro anziché seguire le istruzioni per l'uso che Dio aveva stabilito. Il mondo funzionerà se fate così. Così, 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 questo non dovete farlo. State attenti, che se lo fate, morite. Vi avverto, perché voi siete creature, non siete Dio, non siete l'onnipotenza. Se io dico al bambino non mettere le dita nella presa della corrente, perché si muore, io mi volto e il bambino va là a provare. Perché l'essere umano è testardo, è fatto così, vuole il male. Se la mamma gli dice, Gioia, non ti avvicinare alla pentola sul fuoco, sai, perché è pericoloso. La mamma si gira, il bambino è là per vedere com'è, perché vuole provare. Poi gli cade la pentola addosso, si brucia e resta bruciato. Il papà gli dice: non toccare il coltello, Gioia, perché ti fai male. Siamo a tavola e il bambino che comincia a toccare il coltello perché vuol vedere cosa succede. Si taglia il dito. Se l'essere umano è ambiguo, non è stabilito nel bene, si capisce se fa il bene, fiorisce, se faccio il male, morirò. Mi faccio male. Se io ti do un pugno, cosa c'entra Dio? Se io mi carico di bombe e mi faccio esplodere in mezzo alla piazza la folla, Dio cosa c'entra? Ci ha fatti liberi, liberi di fare il male. Perché per lui la libertà è la più grande qualità per le creature intelligenti, angeli e uomini. Gli animali non hanno la libertà dell'uomo, fanno l'istinto, solo quello che gli sembra normale. Il cane fa il cane, il gatto fa il gatto, i serpenti i serpenti. Nessuno di loro sbaglia. Il leone fa il leone, deve mangiare la gazzella, il lupo deve mangiare la, perché sono fatti uno per l'altro, con un equilibrio. Le piante, i minerali non sono liberi. Lazzaro muore. E viene portato dagli angeli nel seno di Abramo.
cioè traduco per gli ebrei, e va in paradiso. Muore anche il ricco e fu sepolto con un funerale che sembrava l'imperatore della Cina. Che bisogno ha di creare un mondo dove lui deve tirare i fili in continuazione? Vuol dire che è un mondo che non funziona. Se lui deve continuamente intervenire per aggiustare, ma questo il filosofo olandese del 600, Spinoza, l'aveva già pensato, che Dio è un orologiaio che fa gli orologi e siccome si rompono, lui continuamente aggiusta gli orologi. Vuol dire che non è capace di fare gli orologi. Se deve fare gli orologi, che li deve, se deve fare degli esseri umani che continuamente deve intervenire per aggiustare, vuol dire che l'essere umano non va bene. È un giocattolo sbagliato. Va, manda uno che gli faccia bau bau, così loro si spaventano e non vengono qui all'inferno. Ma Abramo gli rispose: se non credono in Dio, se non hanno paura di venire all'inferno, nemmeno se viene il diavolo a fargli così, loro osserveranno i comandamenti di Dio. Vero? I mafiosi non si spaventano. I talebani che fanno gli attentati non si fermano, continueranno a farne sempre. I ladri continueranno a rubare, gli assassini continueranno ad ammazzare. C'è un'altra parabola di Gesù, dove rimproverava quelle persone riccone, i quali erano persone brave, intelligenti, capaci, un imprenditore, un bancario, un banchiere, il quale sa come funzionano le cose del mondo e diventa ricco, più ricco, più ricco, più ricco. Bill Gates, pensate, ha inventato questi telefoni qua, è diventato più ricco della regina d'Inghilterra. E quello dice: ma tutti questi soldi dove li metto? Non mi bastano. Ne metto un po' in tutte le banche del mondo. Non è che dice: ma tutti questi soldi cosa mi servono? Ma mi tengo una parte che mi può servire per la mia vecchiaia e poi costruisco ospedali, scuole, aiuto la povera gente, i missionari. Faccio dei lebbrosari, do i soldi agli studi che sperimentano le medicine per guarire le malattie. No, la parabola di Gesù, così mi diverto tutta la vita. Il Signore gli ha detto: ma tu sei pericoloso, figlio mio. Questa notte ti verrà un infarto, un ictus, e morirai. Preparati. Fra poche ore tu morirai. E tutto questo di chi sarà? La gente che ascoltava Gesù diventava di pietra, capiva e diceva: mamma, che cose belle, che cose vere, che sta dicendo questo maestro. Ma allora perché non le capiamo? E poi Gesù commentava: state attenti a chi lo guardava, no? Non cercate di stare comodi in questa vita, perché questa vita non c'è giustizia, ordine. Non siamo nel paradiso terrestre, come pensano i testimoni di Geova. Che un giorno qui sarà tutto bello, gli animali, gli uccellini, i fiori.
È quello che noi immaginiamo, i bambini immaginano così, il laghetto, le pecorelle, le oche. Ma questa è una proiezione immaginaria della nostra fantasia. E alzando gli occhi, vide da lontano, vide Lazzaro nella gloria di Dio. Dunque, di là il Signore fa vedere a tutti che là decide Lui. E allora c'è giustizia. Qua vogliamo fare noi e viene fuori un disastro, come la torre di Babele. Non si capisce più niente. Interessante la spiegazione. Allora si mise a gridare e a chiedere aiuto. A padre Abramo, aiuto, pietà, sto soffrendo. Zio, perché non lo sapevi che nell'inferno si soffre? Non lo sapevi? Lo sapevi. E perché non è bastato questo a impedirti di fare il male? Perché sei testardo, caparbio, sei Caino. Il Signore deve subire lo schiaffo che noi gli diamo quando, sapendo che lui non vuole, noi facciamo e io lo faccio lo stesso. Non abbiamo nemmeno timore di offendere Dio. Altro che Dio perché non interviene. Manda padre, manda Lazzaro, comandiamo a Dio. Fai così, fai cosà, digli di andare. Prepotente era, prepotente rimane. Caparbio era, caparbio rimane. Lui comanda a Dio perché la vita deve essere come dice lui, non come vuole il Signore. Nemmeno il timore del castigo dell'inferno è capace di far cambiare comportamento alle persone egoiste. Dice, mandalo a bagnare la punta del dito nell'acqua e fallo venire da me per rinfrescare, perché sto bruciando. La gente deve essere anche all'inferno a sua disposizione. Capisce? Io non devo soffrire. Se Dio mi fa soffrire, è un'ingiustizia. Ah, Dio sbaglia? Tu ancora hai ragione? Non li ferma nemmeno il diavolo. Io non devo soffrire qua. E voi che state là dovete venire da noi a servirci. Questa è la visione che noi abbiamo qui sulla terra, che Dio deve fare quello che dico io. Se no, ce n'è pure per lui. Ma Abramo gli rispose, la pazienza di Dio spiega anche all'inferno perché è così? E Abramo gli dice, figlio, perché è figlio di Abramo, è ebreo. Sei figlio, ma figlio mio, hai fatto quello che hai voluto, adesso cosa vuoi da me? Prima me lo dovevi chiedere. Ricordati che nella tua vita tu hai ricevuto tanti beni, forse troppi. Lazzaro, la sua parte di sofferenze.
senza essere colpevole, perché tu non hai aiutato a fare giustizia. Ora tu soffri e lui è consolato, perché Dio deve mettere ordine dove c'è disordine. Per di più, tra voi e noi, tra l'inferno e il paradiso, c'è un abisso invalicabile. Non possiamo cambiare il bene con il male con il bene. Sono due opposti. Non si può cambiare 2 più 2 fa 3, no, 2 più 2 fa 5, non si può. 2 più 2 fa 3,9, no, 2 più 2 fa solo 4 e basta. Non si può cambiare la realtà. E quelli. Il ricco allora non si accontenta della spiegazione, insiste perché? Perché è egoista, è prepotente, è diventato un demonio di egoismo. Padre, ti prego, manda Lazzaro dai miei fratelli e li spaventi, perché non vengano anche loro qua. Interessante. Di là la verità è così evidente che non possiamo non ragionare come vorrà il Signore. Dirà, sarà tutto talmente chiaro che diremo: sì, è così, Dio ha ragione. Ma Abramo rispose: i tuoi fratelli sono credenti. Hanno la sinagoga, leggono Mosè, le profezie, hanno i 10 comandamenti. E perché non li osservano? Se li osservano, non verranno all'inferno, perché Dio è giusto, verranno in paradiso. Quindi, la religione serve per farci capire che dobbiamo fare il male, non se vogliamo. E non dobbiamo fare il contrario, il bene, volevo dire. Dobbiamo fare il bene, non dobbiamo fare il male, anche se ci costa. Perché? Perché lui dice: no, padre, ma se i miei fratelli vedono uno che risuscita dai morti, un fantasma o qualcuno che va là e gli fa. Secondo lui la religione deve essere soltanto spavento, perché con le buone non basta. Devi dire. Ma questo non è Dio. Dio non è così. Dio non è un mostro che castiga. Dio è un padre amorevole che dice: figlio, tu sapevi che finisce male. Ti sei buttato dalla finestra e pretendevi di volare? Sei caduto, hai battuto la testa, sei morto. Ma perché ti sei buttato dalla finestra? Figlio, hai toccato la corrente? Non lo sai che con la corrente elettrica muori fulminato? Perché l'hai fatto? Figlio, perché hai fatto soffrire questo poveretto vicino a te? No, padre, devi mandare qualcuno che gli faccia bau bau, perché così si spaventano e non vengono qua. Questa è la religione di chi non ascolta Dio. Vuole che Dio sia uno con la spada di fuoco, apre il cielo e dice: ma questo è una tigre, ma questo è il diavolo. Dio non è così. Dio non può cambiare la libertà degli esseri umani. Se io faccio una bomba atomica con un gruppo di scienziati, la mettiamo sopra un aereo e decidiamo che deve cadere su quella città e che quella povera gente deve morire ammazzata in questo modo,
Il Signore non può impedirlo. Perché? Perché noi immaginiamo la vita come un teatro dei pupi, dei personaggi, con il filo legato e sopra il puparo tira i fili e le persone fanno così, no?